Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo webinar di oggi, giovedì 30 aprile. Come vedete, è proiettato il programma dei vari webinar. Vi voglio indicare alcune modifiche che sono state apportate, in quanto ci hanno chiesto tantissimi di riparlare ancora di finanza, quindi abbiamo spostato l'intervento della dottoressa Gabriele dal 4 maggio. Più avanti, lo faremo nei prossimi giorni, in pratica il 24 maggio, e abbiamo inserito finanze e condizionamenti internazionali. Abbiamo anche aggiunto, su richiesta di tantissimi ascoltatori, un'iniziativa venerdì 8 maggio sull'emergenza Covid, la sanificazione negli ambienti lavorativi, in quanto è un problema veramente importante. E ci tenevamo a dare un nostro contributo per chiarire alcuni aspetti che possono essere determinanti per la ripresa delle attività e far sì che sia professionisti con i propri uffici o imprese non incorrano in sanzioni importanti. Di questo ci parlerà poi il dottor Carlo Zamponi. Vi annunciamo anche che venerdì 24 maggio avremo, come vi ho detto, la comunicazione d'impresa. Poi il 28 maggio il caffè letterario, parleremo con Ilaria Minghetti, saggista e critica letteraria, e con l'attrice Donarelli, attrice lettrice, e ci parleranno delle città invisibili di Italo Calvino. Il 4 giugno invece avremo la possibilità, questa è una grande notizia, di ospitare l'intervento del professor Giulio Maira, il più grande neurologo, neurochirurgo italiano, e ci parlerà del suo ultimo libro, ma la cosa più importante è che ci darà delle indicazioni importantissime sul nostro cervello. Ecco, oggi parliamo del secondo aspetto del trittico, dell'etica professionale e dilemmi etici a cura di Gigi Guarise. A lui abbiamo chiesto di fare un percorso tra i valori, i comportamenti e le prestazioni di noi uomini, donne, lavoratrici, eccetera, ma anche di guidarci per una riflessione nelle dicotomie etiche che si presentano nei nostri percorsi professionali, passando per il sistema dei valori e il sistema dei sentimenti. Come già ho presentato la settimana scorsa, il dottor Guarise è consulente di management, in particolare nelle aree relative all'organizzazione, alle risorse umane, al management e al passaggio generazionale. Collabora con associazioni professionali di prima importanza in Italia, qua è l'APCO, l'IDP. È docente all'Università degli Studi di Torino e collabora con l'Uni per la redazione delle norme. Se Gigi è in ascolto, potrei, ecco, lo vedo, non lo vedo, mi sente? Mi vedi, devi darmi il via. Ok, Non ti vedo, ci sei, devi solo accendere la telecamera e ci sei. Allora, buon ascolto a tutti, con Gigi Guarise. Ciao posso Gigi. iniziare? Sì, Ciao, buona benvenuto. giornata a tutti. Io oggi affronto da consulente di management, non da filosofo, quello che è un tema che è abbastanza fluido. E che comunque, proprio perché non lo sia troppo e lo si cali nella nostra realtà quotidiana, faccio alcune premesse sul concetto di etica. Poi vedremo anche un tentativo di definizione. Innanzitutto vorrei precisare, e ahimè purtroppo nel linguaggio normale quotidiano non c'è una unicità di semantica, che l'etica non è la morale. L'etica non è la deontologia, almeno nell'accezione in cui ve la propongo, non è la verità, è un punto di vista chiaramente, ma noi stiamo parlando oggi, affinché abbia delle valenze, diciamo pratiche nel contesto lavorativo professionale, io parlo di etica professionale, un aggettivo che in qualche modo ci circoscrive un territorio e quindi vorrei fare anche alcune considerazioni che quando normalmente nel linguaggio parlato si dice quel politico, quel dirigente, quella persona non è etica,
quasi sempre è una mescolanza fra un concetto di etica e un concetto di morale. Qui, in questa sede, io vorrei fare pulizia di questo e enfatizzare il concetto di etica professionale. Aggiungerei qualcosa di più, e sono già discussioni con l'amico Mauro, abbiamo fatto, io direi che esistono le etiche. Le etiche perché si riferiscono a comunità, professionali o non, differenti, le quali si riferiscono a dei sistemi di valori i quali in genere guidano i comportamenti e, come si diceva poc'anzi, ispirano, danno delle prestazioni per soddisfare qualcuno che si attende la prestazione da noi. Quindi questo che sto dicendo adesso è abbastanza importante. E cerchiamo di poi al limite nelle domande di poterlo dire. Per far capire meglio la sconnessione con il termine morale, io faccio alcuni esempi, molto provocatori per certi versi, ma sono tecnici. Se io dicessi che esiste l'etica della mafia, non è un ossimoro, è una realtà tecnica. Se io volessi analizzare la comunità di un mafioso o dei mafiosi, io dovrei pormi esattamente in modo neutro, in modo laico, in modo non valutativo, come qualcuno che analizza e diagnostica un sistema organizzativo diverso. Se volessimo potremmo anche fare una diagnosi con lo SWOT, senza che ci siano dei manuali sulla mafia di tipo operativo, ma noi potremmo capire che l'approccio per analizzare una comunità che magari fa riferimento a dei valori che per noi possono essere dei disvalori, dobbiamo farlo con un approccio avvalutativo. Vedremo poi questo concetto che lo toccheremo poi. Quindi, se diciamo etica della mafia, stiamo parlando di una comunità, che possiamo condividere o no, da un punto di vista neutro, da un punto di vista avvalutativo. La stessa cosa può valere per l'etica della banda armata e potremmo anche individuare alcuni valori loro. Facciamo un esempio, l'etica della mafia, uno dei valori dell'etica della mafia è l'onore, ma l'onore è definito da loro. Potremmo anche parlare dell'omertà, l'omertà come valore facente parte di quella comunità. È evidente che se noi collochiamo questi valori nella nostra etica professionale di professionisti, di manager, eccetera, sono un'altra cosa, non ci riguardano. Però l'obiettivo che io cerco di porre è l'approccio etico come metodologia, come fosse una comunità organizzativa da capire. Quindi queste sono, a mio avviso, premesse che non sono secondarie per quello che vogliamo dire. Aggiungerei alcuni altri elementi più precisi per far capire che le etiche sono plurale. Se noi pensiamo, e chi ha qualche anno in più dei giovanissimi, si ricorda, probabilmente magari è ancora vigente, che i valori, quindi l'etica, dei commercialisti, professione protetta, vuol dire che ha un albo, era quello indicativamente di non farsi concorrenza. E se qualcuno andava da un commercialista perché ne lasciava un altro, quest'ultimo si sentiva obbligato a dialogare col suo futuro commercialista, perché evidentemente non c'era il valore della concorrenza, e così pure per altre professioni protette. Mentre, faccio un esempio che ci è noto, se noi parliamo dei consulenti di management, e questo che dico è etico, hanno come valore la qualità della prestazione, la concorrenza leale, ma in contrapposizione e in contrasto con quello che ho precedentemente citato di altre professioni. Io non so se questo sarà possibile e in che modo efficace. Andremo poi a vedere fra poco quello che è l'elemento gli elementi che impediscono o inibiscono l'adozione di un comportamento etico e quindi va a intaccare la nostra indipendenza. Questo sarà un termine che fra poco tocchiamo. E poi anche il contesto. Se c'è qualcuno che ieri era presente, faccio la battuta perché probabilmente c'è qualcuno di nuovo, la metafora che io usavo l'altro giorno, era quella di Giano bifronte. Interpretare i ruoli di Giano quadrifronte potrebbe essere un elemento che fa parte dell'aiuto di adozione di etica professionale.
e mi fermo qui per quanto riguarda. Se vogliamo in qualche modo fare dei riferimenti più storici, più manageriali, se noi ci riferiamo per esempio a quello che fra fine 800 e primi 900 si chiamava l'inizio dello scientific management, e uno dei capospiti era un certo ingegner Taylor, beh, uno dei valori dello scientific manager era l'efficienza e di seconda battuta il profitto, ma era, il valore era l'efficienza e la persona era posizionata in quarta, quinta fila. Negli anni recenti, più recenti, c'è un nuovo modo di pensare che si chiama humanistic management e che ha come valori di riferimento, e quindi siamo di fronte ad un sistema etico nuovo che riguardano, loro dicono, il profit, il people e il planet. E non danno precedenza ad uno di questi valori, profitto, persone e pianeta, che oggi diventa molto importante, ma dicono che questi tre valori dovrebbero essere maneggiati, considerati e utilizzati in funzione del contesto, delle situazioni e di altri elementi, ma non sono da dimenticare, non ce n'è uno che sia prioritario se non in una situazione specifica che viene valutata dai soggetti in campo. Direi che queste, io penso, siano le professioni, le premesse di questo tipo di intervento. Io andrei più avanti. Non ho il video, andiamo avanti. I valori e l'etica della professione, vediamo un attimo che mi giri questa roba qua. Ok. Io vi propongo qui adesso una slide che spiega un po' più dettagliatamente quello che ho detto poc'anzi. La catena del valore etico, cioè quando diciamo la catena del valore da un punto di vista del comportamento etico, alcune valenze pratiche. Cioè, se vogliamo, questo incide sui comportamenti, sull'agire nostro. Ed è importante calare nella realtà operativa la dimensione etica perché ne capiamo l'utilità pratica. Mettere in evidenza l'interdipendenza tra valori, agire professionali, obiettivo e qualità dei risultati correlati agli stakeholder è un elemento che riguarda l'etica applicata. Vediamo un attimo il discorso dei valori, cito alcune cose che possono essere, adesso è tornata indietro questa. I valori. Diciamo che i valori esplicitano la visione etica propria e dell'impresa e di organizzazioni a cui io appartengo. Come dicevo poc'anzi, guidano i comportamenti dei membri dell'impresa, dell'organizzazione, producono, altro elemento, identità e senso di appartenenza. Quindi ci sono delle valenze diverse. I comportamenti consistono in sostanza nell'agire organizzativo nello specifico, quindi l'agire professionale nei confronti della generalità degli stakeholder. Penso che sia sufficientemente chiaro il concetto di stakeholder. Dico tre parole solo per chi magari deve sintonizzarsi. Gli stakeholder sono tutti soggetti portatori di interesse diretto, indiretto, primario o secondario nei confronti dell'organizzazione di cui stiamo parlando. Rappresentano l'applicazione operativa e visibile dei valori. Diciamo poi che il rispetto delle regole etiche è elemento costitutivo della qualità della prestazione, della performance. E questo non è un dettaglio, perché chiaramente la qualità di una performance dipende sempre da quanto noi siamo stati coerenti nei comportamenti in correlazione ai valori che abbiamo in qualche maniera sposato, adottato. Vedete voi, insomma. Vediamo di andare avanti. Qui ce n'erano alcuni che potevano essere interessanti da commentare. Abbiamo, ecco, sono non tutti ed esclusivi, però sono alcuni che possono valere per molte professioni e sono l'integrità e l'indipendenza. In particolare io sottolineerei il tema dell'indipendenza che vedremo fra poco. La responsabilità sociale, che vuol dire quando uno prende delle decisioni,
La nostra abitudine storica, antica, è quella di pensare a decisioni agli effetti immediati. Se parliamo di responsabilità sociale, dobbiamo preoccuparci anche del futuro e dei soggetti che nel futuro ci saranno e che magari non li conosciamo nemmeno, non esistono ancora, come si diceva l'altro giorno. La cooperazione e la concorrenza leale, nella trasparenza e nell'accuratezza dei comportamenti, quando parliamo di lealtà, stiamo dicendo, esprimendo un concetto di trasparenza, che vuol dire anche comunicare quelli che sono i nostri valori che si tradurranno in comportamenti. Qui è un concetto specifico che può sembrare legale, il rispetto del contratto e delle aspettative. Quando parliamo di contratto, io qui non intendo dire un contratto necessariamente legale, anche quello eventualmente, ma ci sono dei contratti silenziosi, impliciti, che riguardano le aspettative di quelle persone che con me lavorano o con me in qualche modo interagiscono e quindi si aspettano dei comportamenti. Se io disattendo questo in modo marcato e magari anche ambiguo, adotto un comportamento non perfettamente etico. Non vado in galera, certamente, ma la legge è un'altra cosa che ha a che fare poco con l'etica nel senso squisito del termine. Questo per dare un po' di... Questi sono alcuni blocchi di valori e non sono certo esaustivi del tutto. L'indipendenza. E qui è un tema forse centrale. Che cosa vuol dire l'indipendenza? E qui ci sono alcuni esempi di indipendenza. Quanto noi, ognuno di noi, è indipendente e libero nell'adottare comportamenti etici. E qui indico alcuni esempi, non tutti, quali possono essere i mondi che influenzano l'indipendenza di un professionista, di un manager. E cito solo così rapidamente, poi eventualmente ci andiamo un po' più nel dettaglio. Ci sono delle dimensioni finanziarie e economiche. Posso fare poi degli esempi, ma prima le percorrerei tutte 5-6. Ci sono delle dimensioni economiche che possono influenzare un mio comportamento etico che adotterei se non fossi influenzato da questa dimensione. Vale questo anche per l'amministrativa, vale molto per la politica, vale anche in termini individuali per la dimensione emotiva che mi può impedire di fare certe cose correttamente etiche perché sono emotivo e perché influenzano degli elementi della mia sfera emozionale. Indipendenza culturale ha la stessa valenza della presente o l'indipendenza professionale. Vediamo un attimo come possiamo declinarle queste. Nel momento in cui passo alla successiva, io qui vi pongo su ordinate ascisse in coppie dicotomiche, solo Gigi, per portare sul pratico tutto Gigi. Questo. Mi senti Gigi? Ehi. Gigi, aspetta, sì? torna un attimo alla slide precedente. Che lanciamo un questionario su questa sull'indipendenza, ok? Aspetta, ecco, ce l'abbiamo. Allora, vi chiediamo di rispondere a questa domanda: quale di queste tipologie di indipendenza è la più importante per te, la più critica da mantenere? Forse Alessandro la slide deve andare sul precedente. Questo è il risultato. No, c'è, ce l'ho qui di fronte. Ok, ecco, questo è importante. Fate lo sforzo di sceglierne una sola, perché sennò ci complica la vita, e siccome questo è uno strumento per dialogare e per fare voi delle domande, questo è un modo, diciamo, operativo, pratico. Ecco, qui il questionario tende a chiedervi quale effettivamente per voi è la più importante, ma soprattutto qual è quella che considerate più critica da mantenere, cioè da rispettare nel tempo. Facciamo una precisazione, Mauro. È evidente che ognuno di voi cliccherà quella che lui valuta la più critica da mantenere nella situazione e nel contesto in cui si trova. Per cui, siccome ognuna delle persone che sta ascoltando vivrà situazioni diverse, non c'è un risultato preciso, valido per tutti. Serve proprio per far capire che le indipendenze dipendono dai contesti e dalle situazioni. Poi potremmo fare qualche esempio e lo faremo fra poco quando abbiamo magari i risultati di questo primo test.
Aspettiamo qualche minuto, Mauro. Aspettiamo che stanno votando in pochi fino adesso, vediamo se... C'è un po' di astensione nella votazione, Gigi. Non lo so io. Ma questo è un test che richiede un minimo di riflessione, perché io stesso sarei in difficoltà nel scegliere. Sarei agevole nell'analizzare ognuna di queste cose, ma poi la scelta di uno su sei non è così facile. Io suggerirei che uno si collochi nel contesto contingente in cui si trova, e così semplifichiamo la scelta, almeno credo. Va bene, dai, vediamo, commentiamo questo risultato, anche se mancano in tanti, però va bene, non è ma importante. Io non ce l'ho qui, eh. Okay. Alessandro, puoi vedere. Dunque, eccolo. Ok, adesso dovresti vederlo. Allora, bomba. Qui appare interessante che l'indipendenza è minacciata con 46% dei votanti, chiaramente, che rappresenta una percentuale piuttosto elevata, cioè sostanzialmente influenza l'etica con una dimensione economico-finanziaria. A mio avviso, a naso, è influenzata dal momento che stiamo vivendo, come tutte le cose. Dopodiché abbiamo l'indipendenza emotiva, che è un altro elemento interessante perché riguarda le persone, in parte per come ognuno di noi è fatto, in parte dal momento. Questo momento coronavirus produce delle emotività, delle preoccupazioni, eccetera, più rilevanti che in situazioni normali. Quindi è un'interpretazione assolutamente così. Il 46 economico e il 20 indipendenza emotiva mi sembra che oltretutto abbiano una loro autonomia, ma anche una loro interdipendenza. L'altra, indipendenza professionale, beh, sarebbe interessante capire perché uno ha scelto l'indipendenza professionale, che vuol dire che deve fare i conti con quello che è, con quello che gli chiedono gli altri, ma qui sarebbe più difficile da interpretare. Però mi sembra che il test, al di là di quanti possano essere quelli che hanno votato, beh, 46% finanziaria economica, 20% emotiva, mi sembra che sì, possa essere un elemento di riflessione. Vuoi farci una puntualizzazione sull'indipendenza emotiva? Dire qualcosa in più? Sì, possiamo dirlo anche su quella economica poi. L'indipendenza emotiva, e la vediamo poi con qualche slide successiva, dipende, emotiva e culturale, dipende da quanto ognuno di noi riesce, e non è più un fatto, sia con colleghi, sia con clienti, sia quant'altro, riesce a prendere decisioni il più indipendentemente possibile. E io posso non prendere delle decisioni, però questo verrà sviluppato fra qualche slide ancora meglio. Okay. L'indipendenza emotiva è che io posso essere bloccato nella presa di decisioni, oppure qualcuno più grintoso di me in qualche modo mi condiziona perché mi aggredisce o perché usa uno stile piuttosto forte e io lo subisco. Quindi l'indipendenza emotiva può avere più fonti, delle persone che di vicino a me mi determinano dei comportamenti, oppure perché io sono con caratteristiche tipicamente emotive e quindi le decisioni del momento corro il rischio di non prendere, quindi la mia indipendenza è influenzata da questo qua. Un altro elemento che qui è stato gettonato poco, ma lo vedremo meglio, è quello dell'indipendenza culturale, ma la vediamo perché è più da spiegare dettagliatamente. Ecco, Io mi vediamo, fermerei. vediamo, sì, vediamo se c'è Giorgio in ascolto, così ci fa poi la gestione delle domande. Ci sei, Giorgio? Se ci fermiamo qui un attimo può essere interessante. Ok, va bene. Allora, Alessandro, possiamo andare avanti su questa slide. Allora. Beh, vediamo un attimo. Io parlo di cliente fornitore, ma vale per tutti. C'è chi è un prestatore d'opera e chi fruisce dell'opera prestata.
Bene, se io mi trovo di fronte, qui ho messo cliente, ma può essere qualsiasi, potrebbe essere un cliente interno al sistema organizzativo e per, come metafora anche no. Beh, io mi trovo ad agire, sto parlando di questa, valori personali, valori cliente, io potrei trovarmi in contrasto etico dai valori del mio interlocutore che deve ricevere la prestazione e io che la sto erogando. E il, come si dice, il contrasto potrebbe essere forte in funzione del tipo di valore che mi mette in discussione. Facciamo un esempio. Se il mio cliente mi fa ragionare e vuol farmi prendere delle decisioni su persone in modo scorretto o su aspetti economici in modo scorretto, io ho un confronto dialettico che riveste la dimensione etica perché siamo e cozziamo con alcuni sistemi di valori opposti. Adesso ho fatto un esempio qualsiasi, insomma, ma mi pare che sia molto. Un altro che è più intimo, interesse personale verso interesse del cliente. Beh, questo vale per qualsiasi professionista, ma vale anche per un manager all'interno dell'azienda. Io prendo delle decisioni o suggerisco qualche comportamento o qualche azione tenendo più conto dell'interesse del cliente o dell'interesse mio personale. E questo capita tutti i giorni. Questi che vi propongo sono temi, magari anche non marcatamente importanti, ma che ci riguardano la nostra vita quotidiana. Quindi non sottovalutiamo anche quelli che ci sembrano poco importanti, perché quelli fanno parte della quotidianità. Altro tema importante, soddisfazione cliente e profitto. Profitto mio, naturalmente. Se io sono un prestatore d'opera, a qualsiasi livello, consulente o non consulente, io se investo tempo per soddisfare il cliente, è chiaro che investo tempo che vale economicamente. E quindi è evidente che darò soddisfazione, ma deprivo un po' quello che può essere il mio risultato economico. Questo per dire, fare alcuni esempi di coppie dicotomiche, vediamo un attimo di andare avanti su questo. Quindi quindi questa retta è assolutamente flessibile. Come dire, non ho capito. Quindi questa retta bisettrice è assolutamente flessibile. No, ma la bisettrice, semplicemente per far capire il modello, quasi sicuramente non è mai così. Cioè nel momento in cui ognuno di noi che ragionasse e volesse collocarsi in situazioni che sono rispecchiate da queste, sicuramente non sarà una bisettrice così che è bilanciata, ma sarà o verso una delle parti o verso l'altra, o verso l'ordinata o verso la scissa. Questo sicuramente, quindi giusta la tua osservazione, è un modello così fatto teorico in questo momento semplicemente per far capire il modello e quanto strumentalmente può essere utile per farci ragionare. Non so. Se c'è qualcuno molto orientato al cliente, è chiaro che probabilmente ce ne sono diversi, quelli che amano molto la qualità della prestazione, corrono il rischio di essere molto orientati a all'interesse del cliente, oppure nel caso specifico a soddisfarlo, e quindi chiaramente il mio interesse personale squisitamente ne patisce. Ci sono, per esempio, una serie di professionisti che non gliene frega nulla di soddisfare appieno il cliente e non investono più di tanto nella qualità, ma solo quel livello soddisfacente mediamente. E quindi, ecco, evidentemente danno prodotti standardizzati rispetto ad un approccio tailor-made. Ti passo una domanda di Sergio che dice: buongiorno, perché semplifica con delle rette queste che probabilmente sarebbero delle curve esponenziali? Certo, sì, ha ragione. Ma qui è per il modello, per far capire. Sono sicuramente non rette. Questo è un modo per ragionare, per spiegare il modello. Nella realtà sicuramente sono curve, ecco. E comunque non sono certamente bilanciate al 50%. Sì, certo. Quindi andiamo avanti se ce la facciamo. Ok, un'altra coppia. Ecco, questo è un tema che a mio avviso è importante in quasi tutte. Spostiamo sta roba qui. Indipendenza di giudizio, valori del cliente. Cioè vuol dire che se io ho un cliente che sia
da professionista, che sia un cliente interno, quindi vuol dire il mio capo piuttosto che il mio collega, io posso avere dei problemi nell'essere indipendente, nell'esprimere un giudizio, perché sono influenzato dai valori che io conosco del mio interlocutore, che ho la paura di entrare in un rapporto dialettico conflittuale. E stare nella neutralità non è così facile. Andiamo a vedere un attimo quello, aspettiamo un po'. Coerenza e flessibilità. Beh, la coerenza spessissimo diventa rigidità, e di fronte a qualcuno che vuole approcciare una realtà con un stile di tipo più flessibile, tenendo conto della realtà, può cozzare quello che ritiene di essere coerente, ma in effetti è rigido, e quindi diventa un rapporto complicato, e qui c'è un potenziale conflitto. Quindi alla base di un problema etico c'è sempre una questione di dialettica potenziale conflittuale. Quindi, tanto per dire, passiamo dall'altro, approccio individuale e approccio di squadra. Se noi troviamo un solista, un individualista, che vuole lavorare e non vuole stare in gruppo ma comandare, mentre invece necessita un approccio da team, è evidente che lì c'è un potenziale conflitto, e se io come valore ho assunto uno di quelli, entro in crisi. Quindi abbiamo dei valori che sono fondamentali e degli altri che sono più della fase operativa della nostra giornata lavorativa. Il contesto. Il contesto è uno degli elementi che in qualche maniera influenzano, come dicevo prima nel test. Il contesto, ve lo sfiorino perché è importante, è caratterizzato da una complessità sistemica, socio-organizzativa, culturale e razionalità limitata. È un elemento dato, quindi io posso cercare di agire in un modo etico, in un certo modo anche professionale, ma se il contesto, per una serie di vincoli che io mi ritrovo, me lo impedisce, è evidente che io entro in crisi e in qualche modo non potrò applicare comportamenti etici così come io vorrei. Aspetta un po'. Carenza di paradigmi di riferimento forti ed efficaci, politica, economia e società, che si sposa, a mio avviso, con la carenza di governance, leadership, vision, capacità di creare consenso ampio nella politica, nelle organizzazioni, nelle imprese, nella società. Questi due elementi qui, paradigmi di riferimento e diciamo, una forte governance competente, forse sono alcuni degli elementi più critici del nostro periodo che noi viviamo, e non è da un 6 mesi, un anno, eccetera. Io credo che negli ultimi 10 anni, in qualsiasi mondo organizzativo, noi non abbiamo delle caratteristiche di grande leadership, di grande vision, di grandi capacità di creare consenso. A meno che non pensiamo che il consenso si ottiene avendo una leadership direttiva, impositiva, che è un'altra cosa. Quindi ci possono essere dei periodi in cui il leader direttivo ha successo, ma lì dovremmo analizzare perché ci sono motivi che sono socio-economici che sono importanti. Quindi, riprendo, modelli di democrazia economica verso modelli di democrazia politica. Beh, io credo che questo sia una caratteristica che esiste da tempo. Stiamo parlando del contesto e di quanto il contesto può influenzare sul nostro tipo di comportamento. I modelli di democrazia economica verso modelli di democrazia politica chiaramente sono in potenziale dialettica conflittuale, e questo lo vediamo tutti i giorni, e oggi in particolare. Se poi parliamo di quella che può essere la cultura diffusa su modelli di democrazia economica e democrazia politica, ecco, noi andiamo a vedere che esistono delle subpopolazioni che sposano un tipo di democrazia o un'altra che ne sposano di un altro tipo di democrazia. Se noi facciamo, per esempio, passiamo a quella che può essere la democrazia, dicevamo anche l'altra volta, noi siamo più vicini culturalmente ad una democrazia, come possiamo dire, indiretta, rappresentativa, una democrazia diretta. Beh, se noi ci muoviamo in un contesto di questo tipo, abbiamo due elementi che caratterizzano il contesto complessivo e che ci creano dei problemi.
noi viviamo una società complessa, quindi non possiamo pretendere che tutto sia lineare. Un altro elemento che è uno degli ultimi è crescita del tasso di disuguaglianza sociopolitica economica. E questo è un problema. È un problema che indubbiamente noi ci troviamo di fronte al tema disuguaglianza, che indubbiamente incide su quello che può essere l'adozione di un comportamento etico, perché noi non siamo padroni delle decisioni, perché siamo in contesti di un certo tipo e comunque di fronte alla disuguaglianza socio-politica economica non abbiamo grandi armi, abbiamo armi sfruttate. Perché di fronte a questa riflessione di disuguaglianza, no, democrazia economica e politica o di possibilità, si conferma la difficoltà di mantenere l'indipendenza socio-economica. Certo. Del certo. Test precedente, insomma. Il tema importante, proprio direi significativamente importante, è pensare a quanto noi nei contesti e nelle situazioni siamo in grado di essere indipendenti, sia operativamente che di pensiero. Questo è il tema. Adesso stavo trattando il contesto, perché il contesto così descritto, possono essere messi altri elementi, il contesto è dato e noi abbiamo poca forza nel contesto e il nostro agire è particolarmente condizionato dal contesto e poi dalle situazioni. Anche qui dipende chi siamo noi in quel momento, qual è il nostro potere di agire. È chiaro che in una situazione del genere la asimmetria fra il contesto e la decisione la possibilità di prendere decisioni non è a nostro favore. Quindi il contesto determina un rapporto asimmetrico e quindi diminuisce il concetto di indipendenza. E questo è fuori. Cioè dobbiamo fare i conti con la realtà, si dice in modo parlato. Questo mi pare che sia. Quindi il contesto è uno degli elementi. Poi potremmo vedere altre cose che vediamo fra poco, se posso andare avanti. Vado? Sì, potrei farti una domanda che abbiamo. Cosa intende più precisamente per democrazia economica? Fra democrazia economica e democrazia politica, questo è un vecchio pensiero di Bobbio. La democrazia politica, facilissimo, tutti abbiamo diritto di voto e andiamo a votare. E quindi, poi possiamo criticare questo discorso, e quindi i nostri rappresentanti li eleggiamo. I nostri imprenditori, i nostri top manager non li eleggiamo. Ci sono delle regole e dei valori differenti. Io sono titolare del pacchetto di maggioranza dell'azienda e sono io che posso usare degli stili più democratici, ma anche lì il termine è esasperato. Per allora la democrazia economica non fa eleggere i capi delle imprese, delle organizzazioni economiche e non solo dalla popolazione. Quindi la differenza fondamentale è la democrazia politica, è quella che permette a tutti di avere lo stesso diritto di elezione, di voto, mentre invece è l'opposto nella democrazia. Ma questo fa parte della cultura occidentale, quindi non mi permetto qui di criticare, sto solo rilevando la differenza che c'è fra democrazia economica e democrazia politica. Scusa, considerando che si sente ogni sera parlare di una problematica europea in termini economici, esiste, secondo questa tua visione, una democrazia economica in ambito comunità europea? Secondo me è molto più articolata e molto più complessa. Innanzitutto noi dovremmo essere uno Stato, tra virgolette, uso un termine improprio, federale, e non lo siamo. Ci sono 27 paesi che fanno parte di una pseudo comunità, perché non è così esattamente, al di là dei 6 fondatori dei tempi degli anni 50. Ci sono delle democrazie economiche, mi chiedevi tu, in dialettica e in concorrenza tra di loro. Tutta la discussione sulle parti finanziarie sono anche non solo dimensioni politiche, ma sono anche delle concorrenze economiche. Se parliamo del MES, se parliamo dei Eurobond, eccetera, e qui inserisco una cosa che mi permetti di farlo, qual è il punto? Adesso tu mi hai dato sull'Europa. Qual è il punto? Tutti gli stati penseranno chi saranno gli avvantaggiati dei soldi che l'Europa tirerà fuori attraverso gli istituti
e chi saranno coloro che faranno i finanziatori di questa operazione. Mi permetto di fare un esempio che così fa capire meglio. Il famoso piano Marshall che tutti citano è perché lo citano perché non conoscono il piano Marshall. Il piano Marshall veniva dopo una seconda guerra mondiale e l'unico vero finanziatore erano gli Stati Uniti. Questo è il punto. Mentre in Europa, l'esempio che tu mi fai, i fruitori e i finanziatori, bisogna vedere in che termini finanziano e che in termini fruiscono, sono gli stessi abitanti dell'Europa. Non so se il piano Marshall è un piano molto interessante che aveva due dimensioni. Uno, che l'Europa, che l'America, bontà sua, anche lì da vedere, voleva ricostruire l'Europa. Ma era una strategia importante, sì da un lato, tra virgolette, generosa, ma non è vero, ma era un tentativo di colonizzazione culturale ed economica dell'Europa. Tant'è che alcuni stati dell'Europa che potevano partecipare sono andati dall'altra parte e hanno non fruito del piano Marshall. Questo per dare una dimensione del problema. E quindi è molto importante chi fornisce e chi fruisce. E noi in Europa siamo in una posizione esattamente opposta a quella che era il piano Marshall. Poi si usa per dire, mettiamoci insieme e mettiamo... Però è un falso. Cioè, usare la parola piano Marshall è o sei in malafede o sei ignorante. A meno che tu non spieghi che il piano Marshall è dire mettiamoci tutti insieme, tiriamo fuori tutti i soldi che abbiamo in tasca e vediamo a chi li dobbiamo dare. Questo, la tua domanda mi produce queste risposte, ecco, e mi pare che sia importante quello che tu hai detto. C'è una conflittualità e poi ci sono anche delle altre cose in Europa, le differenze culturali, il nord Europa e il centro-sud Europa, e quindi con bisogni diversi, con situazioni diverse, economiche, culturali e quant'altro. Quindi questo mi ferma. Quindi quello lì è la tua domanda, va a dire il contesto europeo, questo lo dovremmo prendere e calarlo nel contesto europeo e analizzare una complessità non secondaria, ecco, insomma, non piccola. Ciò nonostante la tua domanda mi sembra puntuale, ecco, insomma. Vado avanti. Sì, grazie. E dai, la tecnologia un giorno sarà migliore. Etica, attento... E dai. Se fai così. L'etica. Tento una definizione, ma non è che sia la perfezione. E quando io parlo di etica, ricordo sempre che è etica professionale, non è la morale, non è la deontologia, e se volete poi spendiamo due parole sui due. L'oggetto dell'etica professionale, aggiungo, non è la legge, né la trasgressione. La legge vuol dire il governo, la trasgressione lo Stato, la trasgressione vuol dire la deontologia, né la sanzione di nuovo, ma la prestazione, cioè un comportamento che sia una virtù. E quindi stiamo nella etica professionale che deve adottare, secondo lo schema fatto precedentemente, secondo l'adozione di valori trasparenti, comunicati, che se tutti conoscono la catena del valore che mi sembra semplice, capiscono che io mi dovrei aspettare da valori dichiarati e da comportamenti agiti coerenti, mi dovrei trovare a una prestazione soddisfacente qualitativamente e attesa, perché anticipatamente concordata. Una virtù è costituita non dall'osservanza di una norma, quanto al soddisfacimento di condizioni che riguardano la vita del singolo, quella della comunità, dico qui, e il rapporto tra individuo e comunità. Quindi è un'altra cosa. Tanto per fare degli esempi, ci sono delle leggi, questo è il mio punto di vista, secondo il mio sistema di valori, quindi metto insieme una comunità, ci sono delle leggi che non sono etiche. Pensateci, le troverete anche voi. Ci sono delle leggi che non sono etiche. E potremmo discutere, e qui ci dividiamo di nuovo perché ognuno di noi ha un sistema di valori e potrebbe essere a favore di una legge che qualcun altro non considera etica, perché viviamo due etiche diverse. E potremmo trovare delle volte qualcuno che ha un'etica, qualcun altro la confronta con la morale, e qui è difficile distinguere.
se parliamo della vita, se parliamo della nascita, se parliamo delle, insomma, andiamo poi nelle religioni o comunque nelle idealità che fanno parte del privato. Questo direi che è sufficiente, questo, non andrei altro su questo, perché poi io non sono un filosofo, ma semplicemente un consulente di manager che si è in qualche modo dedicato a affrontare questo tipo di problemi. No, sei tu. Torna alla slide precedente, volevo farti una domanda. Ecco, quando noi leggiamo l'oggetto dell'etica non è la legge, né la trasgressione né la sanzione, ma la prestazione, cioè un comportamento che sia una virtù, e poi la spieghi come virtù. Ma ti voglio chiedere, esiste un confine dell'etica? La domanda è birichina. Io credo che su questi territori non esistano dei confini, nel senso classico del termine, il confine segnato, eccetera. E in particolare se noi parliamo, se prendiamo per buono che l'etica riguarda i comportamenti agiti correlati e guidati da dei valori, beh, i valori sono una cosa, alcuni di questi sono, e darò una definizione di valore fra poco, alcuni di questi sono modificabili nel tempo e qualcun altro invece non sono modificabili così facilmente, perché come diremo fra poco, i valori sono convincimenti durevoli, difficilmente modificabili. E allora i comportamenti di una popolazione che dovrebbe essere omogenea e non lo è, non puoi definire dei confini, a meno che uno non si definisca dei confini culturali, mentali, ma ognuno si definisce i propri. Non stiamo parlando della legge, e non stiamo parlando neanche della morale, stiamo parlando di una etica professionale. E anche questa, che a mio avviso, anche questa imprecisa nei confini, ogni comunità professionale se la dà e valuta i comportamenti dei membri della propria comunità. Facciamo un esempio, ritorno prima. La mafia, la banda armata, quella ha un codice etico non scritto e i confini sono l'osservanza, il monitoraggio dei comportamenti di nuovo e dei risultati dei comportamenti. Se noi in qualche modo parliamo di orgoglio, di appartenenza, parlo di quelle tipiche, ma che sono anche tipiche nostre, noi stiamo parlando di valori che suggeriscono, anzi impongono dei comportamenti, nel caso della mafia e della banda armata, che tu devi seguire. Quindi in quel caso lì c'è più rigidità di comportamenti, non di confini. Andrei avanti se senti, no, c'è uno che è più, si chiama Giuliano, è più birichino di me e dice: il confine può essere definito nella giustezza del valore, ovvero rubare è un confine? Beh, a O non Giuliano rubare. che... No, ma aspetta, dipende. Perché, per esempio, ci sono delle popolazioni, potremmo, non facciamo dei nomi adesso perché diventerebbe antipatico, ci sono delle popolazioni, delle subpopolazioni che hanno come valore il furto. Perché è un passaggio da un'età minore a un'età maggiore. Tanto per fare un esempio, la banda armata o anche la mafia pone come rito di passaggio un esempio di uccisione di qualcuno. Ci sono dei film anche recenti, che sono vecchi, che dove c'è una banda armata che impone al giovane diciottenne, per entrare, per essere appartenente a tutti i diritti, di dire: adesso tu questa sera devi uccidere qualcuno. Quello è un valore. E soprattutto se quello uccide è perché sta richiedendo appartenenza, protezione e nel tempo fa un rito di passaggio e soddisfa il valore di appartenenza che prevede anche l'omicidio. Non giustificato magari, ma solo come prova, come test. Fai il salto nel cerchio di fuoco. Seppur al di fuori della legge. Io ho detto, certo, ci sono spessissimo delle... Se mi passate il termine, io capisco che possa disturbare, ma non fatevi disturbare perché è un termine metodologico. Ci sono delle etiche professionali, passatemi il termine, se vogliamo chiamarle di altro tipo, tipo quelle che citavo adesso,
che sono assolutamente fuori da qualsiasi legge di uno Stato democratico. E quindi, ma la prova di fare un furto, di fare un crimine, eccetera, lo chiede la comunità, perché la comunità ritiene che per appartenere a questa sua comunità tu debba soddisfare questo valore, che è il furto, una prova di forza, una prova di virilità, è una prova di... Quindi questo, come l'omertà. L'omertà è un valore, eh? Poi c'è chi la subisce, e allora è un altro discorso, ma c'è chi la subisce per paura, ma quello è un altro problema. L'omertà è quando si decide che uno deve essere omertoso, cioè essere riservato su quelle cose lì, quello è un valore per loro, non è un valore per la legge italiana, per le leggi europee, per le leggi dei paesi occidentali in linea di massima, penso per quasi tutti in sostanza. Ti faccio qualche altra domanda di chiarimento. Marco mi dice, il comportamento etico è dunque quello che assolve al paradigma del contesto? No. No. Il comportamento etico è quello che io riesco ad applicare e il contesto mi potrebbe impedire di fare esattamente quello che voglio. Il contesto è un dato oggettivo. Il contesto è un dato oggettivo. È un sistema di vincoli che condiziona o agevola i miei comportamenti. Quindi non direi quello. Quindi il contesto è un dato troppo complesso, è un elemento di complessità che io non governo, ma che io in qualche modo subisco. Io navigo nella complessità, io non la risolvo mai la complessità. Quando ci siamo che non è diverso dal complicato. La complessità è uno stato di tipo organizzativo, sociale, politico, dove io devo imparare a navigarci dentro, ad agire dentro. Non sono capace di risolvere con le mie forze la complessità di un contesto, di un sistema organizzativo paese. È difficile. Ci sono altre regole, altri metodi, che sono la democrazia, che è più lenta del decidere rapidamente. Infatti un po' a conferma, Alfredo ci dice, le etiche sono quindi relative e correlate a sistemi di riferimento che vengono considerati, aggiungerei, accettati. Se io dicevo prima le etiche plurale, dico che ogni comunità, e stiamo parlando in generale di comunità professionali in genere, che non vuol dire lecite o non lecite, vuol dire comunità, sono quelle che determinano i valori e che quindi di conseguenza i comportamenti e di conseguenza i risultati dei comportamenti che io definisco in termini più strettamente professionali, comportamenti professionali e prestazioni attese. Tanto anche nel mondo illegale, tutti sanno quali sono le regole, i valori, le regole. Magari non l'hanno codificata, non hanno chiamato Mauro Pallini per fare la diagnosi organizzativa, ma loro lo sanno comunque, anche se non c'è il manuale scritto. Ok. Vado? Sì, aspetta, ti aggiungo che Giuliano precisa, l'etica professionale è variabile nel tempo e quindi adattabile alle variazioni dell'organizzazione? Mi auguro di sì. Bene. Faccio un esempio per questo signore che interpella. È più lento il modifica, però faccio l'esempio dei commercialisti, per fare un esempio che mi è noto perché ho colleghi, amici, eccetera. Il famoso discorso della non concorrenza, e non parlo leale e sleale, non la competizione non era prevista, oggi secondo me se non è cambiata radicalmente anche ufficialmente nella pratica non è più così, non è che quando io, se sono un commercialista, ricevo un privato cliente o un'azienda, mi preoccupo di sapere da dove viene e alzo il telefono per chiedere al mio collega se è disposto, se è uno stile. Oggi correttamente e lealmente io credo che in una cultura occidentale io prendo qualsiasi cliente, poi per curiosità posso chiedere qual è la sua storia e con chi si alleava prima. Ma ad esempio, se io mi trovo, e facciamo un esempio che vale per Gigi Guarisi, ma vale anche per Mauro Pallini e per tutti quelli che sono nostri colleghi. Se io vado da un cliente e mi dice che ha un bisogno e che io cerco di analizzare il bisogno in una fase di tipo iniziative, di inizio, e vengo a sapere che c'è un altro concorrente che fa questo, io mi preoccupo e dico, e tu sai che abbiamo lavorato in uni su questo,
Io mi preoccupo che lui usi una metodologia per fare l'offerta uguale per entrambi e poi valuta. Ma io farò di tutto per portare a casa il mio cliente, questo cliente rispetto al mio collega concorrente. E credo che questo sia la concorrenza leale per chi fa il nostro tipo di professione, è un valore. Perché richiede competenza, richiede trasparenza. Certo che non vado a comunicare al mio collega che è competitor, che sto lavorando su, ma se venisse a saperlo non mi preoccupo. Quindi la cosa importante è che il nostro cliente, qualora fosse, usi la stessa metodologia per valutare la mia offerta e quella del mio concorrente. Cioè, stessi parametri. E dopodiché decide tranquillamente. Senti, ti aggiungo. Visto che sai tutto, ti faccio anche questa. No, io non so tutto. In questo contesto che stiamo vivendo, come valuta l'etica e in quale forma di dilemma lo contestualizzerebbe? La scelta di un medico che per assenza di un respiratore deve decidere quale paziente salvare. Ma non sei un amico stasera, eh? No! Io credo che questo sia un problema non facilmente risolvibile, perché bisognerebbe avere informazioni sull'uno e sull'altro. Tieni presente che questo quesito che tu hai fatto poche sere fa è stato discusso in una televisione, e dove c'era qualcuno che diceva, quindi rispondo non rispondendo se vuoi, che il medico in questione aveva fatto una scelta di quello che aveva più probabilità di morire a prescindere. Se è un cattolico si rifiuta. E secondo la etica cattolica fa bene. E lui, se è un altro, cavolacci suoi, diventa un problema stabilire a chi tu dai il respiratore, farai delle valutazioni che sono soggettive, professionali, e le tue etiche, non le mie. Io non posso dare una regola su cosa faccio in una situazione del genere, perché c'è dentro dell'etica professionale e c'è anche un aspetto morale a questo punto, che ognuno ha la propria. Quindi io non do disposizioni di questo genere. E anche se fosse così, e peraltro è così, in certi casi, stabilire che uno che ha più di 60 anni e ha un sacco di malattie, eccetera, eccetera, c'è un giovanotto di 35, io non so, io non vorrei essere in quella situazione, ecco, insomma. E quindi avrei dei problemi etici nel scegliere il tipo di comportamento. Ma noi non abbiamo, con le chiacchierate che stiamo facendo, non abbiamo la soluzione degli strumenti che risolvono i problemi etici. Quello che io sto ponendo in questi casi è che tutti quelli che ascoltano e che non ascoltano si riempiano di dubbi. Se stasera molti escono con più dubbi, secondo me hanno portato a casa una 2 ore buone, perché cominciano a riflettere e decideranno eticamente il loro comportamento, non suggerito dal sottoscritto, insomma. Se parliamo di più etiche, è però corretto quindi parlare di più paradigmi in un solo contesto? Esempio complesso e omnicomprensivo? Beh, è complessa questa domanda. Cioè, voglio dire, c'è sempre una pluralità. Bisognerebbe capirla meglio nei dettagli, nella realtà. Però la pluralità dipende poi dalla forza delle singole approcci. La pluralità è nelle cose. E io non saprei darti una risposta. Ti dico che secondo me la pluralità è importante, è bene che ci sia. Dopodiché le varie singoli elementi che fanno la pluralità si confrontano e io dico forse migliorano tutti e perdono quelli meno capaci, meno competenti e quant'altro. Però mi stai portando in un territorio dove diventa difficile esprimerci con un minimo di serietà, ecco, insomma. Senta, ti faccio l'ultima e poi ti lascio andare avanti. Una domanda che è un po' la parte precedente e un po' di etica. In sostanza, per avere successo in una determinata professione... basterebbe assecondare le volontà prevalenti? Ma come mai la volontà prevalente in un determinato momento è sempre emozionale e mai razionale? Io non so se sia vero questo. Cioè, però tu hai fatto una domanda articolata in due concetti. Ti rifaccio la prima allora. Quindi, in sostanza, per avere successo in una determinata professione basterebbe assecondare la volontà prevalente? Io non credo. Io credo che... Poi, come in tutte le cose, si bilancia, no? Anche noi arriviamo a compromessi, tutti, non applichi esattamente.
Io credo che per avere successo devi fare un paio di cose. Investire molto sulla competenza e lì devi applicare un SWOT a te stesso per capire chi sei, chi vorresti essere quando sei giovane. E poi, a mio avviso, e vado sul molto pratico, investire molto in modo corretto sulle relazioni sociali e professionali. Se io dovessi dire a un giovane di 18 anni, ma anche prima, beh, studia molto e di più, e poi se vuoi consigli ti posso anche dare consigli in funzione di chi tu sei e quali sono i tuoi desideri e le tue motivazioni, e investi sulle relazioni interpersonali sociali, dall'asilo all'università e oltre. Quello è un patrimonio che costruisci lentamente nel tempo. I due patrimoni, il know-how delle relazioni che tu fai fatica a costruirle e fai molta più fatica ancora a mantenerle e a svilupparle. Quindi questo è, per avere successo, se la parola chiave che tu mi chiedi è quella, tu devi investire sulle competenze, in senso lato di come dicevamo, quindi non le competenze squisitamente specialistiche. Ma ti suggerirei, prendi le specialistiche, poi prenditi Giano, fatti spiegare chi è Giano e interpretalo, perché quello ti dà uno degli elementi. Guardare dentro, guardare fuori, guardare il passato e guardare il futuro. Questo mi pare che sia. E questa non è una mentalità diffusa, almeno, secondo me. Dai, l'ultimissima su questo. Adesso, senza entrare troppo in quello che ha scritto, perché però dico... ci dice, ma l'ultima risposta non spiega il successo di qualcuno che ha investito tutto sui social e nulla sulle competenze. Beh, investire sui social in parte oggi potrebbe essere considerata una competenza, però è limitativo, cioè sta dicendo questo signore l'opposto di Giano. Sta dicendo che i social valgono più delle competenze? No, è transitoria questa, no. Secondo me no, ma comunque i social sono uno degli elementi molto importanti. Bisogna saperlo usare, non hai l'interlocutore, devi avere dei competenti che ti spiegano bene come usare i social. E quella è un'altra competenza. Se uno usa i social senza sapere come usarli, è un incompetente. Quindi usa uno strumento senza conoscerlo. Quindi la maggior parte delle persone oggi, credo, usano i social non conoscendone la qualità, l'efficacia, i risultati, eccetera. Ormai spesso è un bisticcio, è un battuta, eccetera. Mentre invece ci sono i professionisti dei social, quelli sì li usano bene, ma è una famiglia di competenze, che è una famiglia specialistica rispetto a quei concetti che dicevamo noi. Mentre invece bisogna poi inserire, per fare i nostri discorsi, la famiglia delle competenze social in un contesto più ampio di competenze manageriali e strategiche, per ricollegarci ai discorsi che facevamo lunedì. Ok, dai, andiamo avanti, poi ti faccio le altre. È solo un inghippo del coso, qui. Mi è saltato una, ma comunque vediamo. Il cambiamento approccio alle situazioni, andiamo avanti. Valori. Ecco, io vi do una definizione dei valori che secondo me è abbastanza importante da riflettere. E poi potremmo fare domande se questi sono assoluti, relativi, negoziabili oppure no. Però i valori rappresentano convincimenti durevoli riguardanti gli stili di vita e le finalità di base dell'esistenza e assolvono in genere funzioni di guida del comportamento, l'abbiamo anche già detto. Ma dire che sono convincimenti durevoli, essi contribuiscono a motivare o demotivare e sviluppare il senso di appartenenza. Ogni organizzazione, più o meno consapevolmente, questa è una sottolineatura che farei, ha un suo sistema di valori. Non necessariamente le persone, anche le organizzazioni, sono consapevoli dei valori che contano. Tieni presente che il mondo americano, che poi mette nei vari plans, mette i 10 valori, 3 valori, eccetera, che poi non vengono mai applicati, o raramente applicati, c'erano almeno in passato, delle aziende, delle società multinazionali che investivano giornate per
inculcare, spiegare, far digerire i valori alle persone, magari una giornata per un valore o due giornate per un valore, cioè per far capire bene il senso del valore con le implicazioni. Però siamo a livelli sofisticati che possono anche sbordare nella manipolazione eventualmente. Quindi essere consapevoli dell'importanza dei valori lo è, scegliere 2, 3, 4 valori, non di più, perché siano quelli di base. E poi, per continuare a rispondere anche a qualcuno che ha fatto le domande, beh, secondo me è bene ogni tanto rivisitare i valori fondamentali per vedere se possono essere modificati e quindi modificare di conseguenza i comportamenti in una società che è mutata e che quindi non può vedermi rigorosamente legato a dei valori di 50 anni fa. Dopodiché bisognerebbe fare l'elenco dei valori e ragionare su quali sono modificabili oppure no. Cioè, uccidere non è modificabile, insomma. Il valore della vita non è modificabile. Ma se poi andiamo a vedere il valore della vita in altre situazioni, allora il dibattito si fa più complicato e difficile. Vado avanti? Sì, ci sarebbe una domanda che dice: se rubo e poi mi pento, recupero la mia etica? Lo mandiamo all'inferno. No, se uno ruba e poi si pente, ha fatto una parte del... Io non sono un prete che assolve questo signore. Lui ha rubato e io, per esempio, inserisco un elemento che per me è importante, ma è mio soggettivo. Io non condivido il concetto, turberò qualcuno, no? Io non concepisco nella vita professionale, privata, eccetera, il concetto di perdono. E lo spiego se vuoi. Vabbè. In Italia credo anche, ma questo è già un di cui, mi pare che se c'è stato uno ucciso, per dare la grazia bisognerebbe avere il consenso della famiglia. Non so se sia vero, se sia una prassi o se sia previsto dalla legge, ma a parte quello, il perdono, e te lo spiego tecnicamente, io non perdonerei nessuno, io non assolvo una responsabilità di un atto che ha fatto qualcun altro, che può essere criminoso o negativo o quant'altro. Lui ci convive e si porta la responsabilità di un atto che non doveva fare, fine della trasmissione. Io il perdono proprio come categoria lo cancellerei, non esiste. Deresponsabilizziamo quello che ha fatto qualcosa perdonandolo, assolutamente. Ma è il mio personale punto di vista. Cioè, chi perdona qualcun altro sta creando un rapporto di asimmetria con questo qualcun altro e tu diventi importante perché l'hai perdonato e diminuisci il senso di responsabilità che lui si deve portare avanti per sempre. Dopodiché può lavorare. Se invece è una piccola, è un peccato cosiddetto, per usare un termine cattolico, veniale, vabbè, tutti facciamo errori, ma un conto è fare errori grossi. I errori grossi te li becchi e te li porti per tutta la vita, secondo me, da persona adulta che rielabora gli atti negativi che ha fatto nella sua vita senza bisogno di perdono. Si deve autodiagnosticare. Fine. Proprio il perdono io cancellerei come categoria, insomma, ecco, io... Come il concetto del peccato, insomma, e qui andiamo in un altro territorio, insomma, che non è il caso. C'è un Giuliano Robert, cosa dice qui? Qualcuno fa domande? No, va bene, puoi andare avanti, vai. Non va, eh? Ah, eccolo. Questo qui che mi pongo adesso è molto coerente con quello che ho detto prima, e ve lo mostro in due pezzi e quindi forse rispondo ancora di nuovo in parte a una domanda fatta precedente. Ma la parola chiave qui e il pezzettino che viene dopo è avvalutatività. Allora, che cosa vuol dire? Io vi presento la parola avvalutatività con quella privativo, che vuol dire che io in determinate situazioni, soprattutto se io faccio il professionista, stiamo sempre parlando di professionista, io posso analizzare delle situazioni complesse, dei processi, delle situazioni complesse. Se io voglio fare un buon risultato, che non sarà alla perfezione, io devo adottare mentalmente ed emotivamente un approccio avvalutativo, cioè,
spiego questa slide qui, devo in qualche modo tenere sospeso, cosa difficile, praticamente impossibile, ma però devo fare lo sforzo, il mio sistema di valori e devo tenere sospeso il più possibile il mio sistema di sentimenti, perché sennò sono ideologico da una parte e sono emotivo, affettivo dall'altra. E questo inficia una diagnosi corretta di una situazione. Per cui ci sono questi due elementi, cioè due sistemi, io li chiamo sistemi di valori, poi potremmo commentarli, insomma, ma si capiscono, si intuiscono, che vanno ad influenzare in una fase di analisi quella che poi alla fine chiamo diagnosi e potrebbe essere inficiata da continui espressioni di valutazione durante. Mentre invece poi alla fine dell'analisi di un certo processo, se io ho adottato e sono riuscito e capace ad essere avvalutativo, ho una situazione diagnosticata discretamente oggettiva, sottolineo discretamente, e lì do il mio giudizio, la mia valutazione finale, ma se no l'ho inficiata durante tutti i percorsi. Vado su questo adesso, l'altro che mi completa questa roba qua. Questo è il modello che io ho messo su insieme con sistema di valori, sistema di sentimenti, quello che ho spiegato adesso. E altri due blocchi che incidono sono il pregiudizio e lo stereotipo. Il pregiudizio è un giudizio antecedente all'esperienza e lo stereotipo è chiaramente una parte di un tutto che tu estendi al tutto. Vediamo un attimo che do anche due definizioni. Questo è sufficientemente chiaro, cioè questi sono quattro blocchi che incidono sulla a valutatività, che da un punto di vista professionale, adesso parlo di manager, di professioni, è fondamentale. Quante volte le persone vanno di pancia, sistema di sentimenti? Quanto le persone vanno di ideologia, sistema dei valori? Tu prova a chiedere, oggi meno, ma tu prova a chiedere 10-15 anni fa se uno avesse avuto piacere di avere un capo femmina. Quello è un approccio ideologico. Ed è anche uno stereotipo, ed è anche un pregiudizio. Cioè, voglio dire, noi dobbiamo assumere una maturità intellettuale e materiale tale che ci permette di valutare le situazioni non durante il processo, ma alla fine del processo. E per arrivare a questo devo adottare un meccanismo che mi sospenda questi quattro box. Poi magari ce ne saranno altri quattro, però io ho individuato questi e metto quelli. Non so se sia chiaro quello che sto dicendo. Dai tuoi clienti quindi, devi fare così, Mauro. Quindi ci stai dicendo che noi dobbiamo avere una lettura bianco e nero senza e colorarlo poi quando le cose sono state comprese, per evitare un pregiudizio. Un po' così, non userei bianco e nero, ma comunque il concetto l'ho capito. Va bene, certo, certo. Se tu hai un cliente, i tuoi clienti, abruzzesi o no, che ti sono antipatici o che ti sono molto simpatici, sono elementi che influenzano sulla valutazione oggettiva. Quindi ci sono degli elementi importanti che influenzano emotivamente, culturalmente o per... Anche i due sono importanti. Il pregiudizio, dai, ho dato una piccola idea. Giudizio precedente all'esperienza. Molto spesso qualcuno dice che tu hai dei pregiudizi, invece il tuo è un post giudizio, perché tu hai già avuto l'esperienza per poter esprimere quel concetto. E quindi la trappola è non cadere in quello che ti dice che hai dei pregiudizi, mentre invece tu hai già l'esperienza specifica. Giudizio messo in assenza di dati empirici, tendenza a considerare in modo ingiustificatamente sfavorevole, in genere, le persone che appartengono ad un determinato gruppo sociale. Per esempio, vado dall'altra. Stereotipo, l'insieme di caratteristiche che si associano ad una categoria di oggetti, insieme coerente e abbastanza rigido di credenze negative che un certo gruppo condivide rispetto ad un altro gruppo. È come dire che i maschi sono tutti mascalzoni e le donne sono tutte birichine. Ecco, sono questi stereotipi che in qualche maniera non... Ma noi li usiamo spesso e quotidianamente. Dopodiché, subito dopo che li abbiamo espressi, sarebbe bene fare un minimo di riflessione per dire ho detto una fregnaccia, insomma, ecco, una cosa del genere. Però noi dobbiamo sempre essere autocritici perché siamo in una realtà dove anche il nostro linguaggio spesso è inficiato da queste cose che adesso stiamo analizzando.
Vabbè, leggo solo le prime tre righe perché secondo me sono importanti, gli altri sono delle tipologie di agire. Il comportamento organizzativo o comportamento sociale consiste nell'agire, nel nostro caso il comportamento organizzativo, e consiste nel fare, non fare, subire, al quale chi agisce individualmente o in gruppo conferisce senso. Quando noi diciamo quello non decide, non è vero, quello sta decidendo di stare così. Quando noi diciamo il fare, si capisce, è un agire visibile. Ma il non fare, quando qualcuno dice che quello non decide mai, non è vero, sta decidendo di stare così. Quando qualcuno ascolta qualcun altro, non è che non decide, motoriamente non decide, ma sociologicamente sta agendo. Quindi questo è molto importante. Se io subisco, avrò mille giustificazioni per subire, ma adotto un comportamento di fuga, o adotto un comportamento di mitezza eccessiva, ma è sociologicamente un agire. Questo è tecnicamente un linguaggio che dobbiamo prendere per buono per il momento, perché in tutti i tre casi io do senso, io subisco e magari fuggo perché ho paura, perché c'è una minaccia, questa è dotare senso alla mia fuga. Dopodiché tu potresti dire io non fuggo, lui fugge, eccetera, eccetera, ma questo fa parte di un altro tipo di ragionamento. Posso andare oltre? Va bene. Vabbè, qui è una definizione di processo, perché andiamo poi a vedere i processi, e quindi è molto libresca questa, se vuoi, però insomma... Allora ti faccio una domanda di Giovanni, che dice, non sembra emergere che i problemi maggiori vengono dalla mancanza di indipendenza emotiva? Dipende dagli ambienti. No, non direi che questo sia una considerazione generale. Ci possono essere, come dice il collega lì, dei mondi molto influenzati dalle emotività. Però ci sono, per esempio, dei mondi molto freddi, molto razionali, e che magari proprio per l'opposto cadono nella stessa trappola. Non direi, ci possono essere dei mondi molto caratterizzati da emotività. Però lì si può anche incidere. Cioè un'azienda molto emotiva è un'azienda pericolosa. Almeno chi governa deve non essere emotivo, perché le decisioni incidono sulle decisioni. Quindi l'emotività, che non vuol dire essere privi di sentimenti, vuol dire non essere sopraffatti dai sentimenti. Ti leggo un'altra domanda. Non crede che l'empatia sia qualcosa che neutralizza i quattro blocchi, nel senso che compensa le forze dei quattro singoli blocchi in gioco? Un po' come il colore bianco, che è il risultato dell'intero spettro dei colori? Adesso mi costringi a dire quello che penso io dell'empatia, che non è la verità. No, perché il bianco, il neutro è una... Allora, l'empatia, secondo il mio punto di vista, ma non solo secondo il mio, è una competenza, non viene spontanea. Tu puoi avere una predisposizione, ma non è una competenza, che presuppone l'ascolto. L'ascolto con qualcuno che ti sta parlando, in genere può porti dei problemi che lui ha o lei ha, e che in qualche modo è un ascolto che tu non interrompi, ma devi essere capace di comunicare che tu ascolti e capisci, non solo sul piano razionale, ma sul piano emotivo. Cioè, lui deve capire, o lei, che tu ti stai mettendo nei suoi panni, virgola, senza giudicarlo e senza compassionarlo. Questo è il punto chiave, che in genere non è considerata così. La parte chiave dell'empatia è l'ascolto, far capire all'altro che tu lo stai ascoltando e che hai capito la dimensione razionale, la dimensione emotiva, e che non lo giudichi in nessun modo, e non gli dici nemmeno ma no, guarda che ti capisci, no, neutro. Questa è l'empatia. Diciamo che ti prendi semplicemente cura. Beh, ma sono lì che ascolto ed è, lo dice, non devo dirlo verbalmente. Certo. Io sono, la mia presenza si spiega in silenzio, perché sono presente. Emilia, invece, fa una premessa e dice: valori, pregiudizi e stereotipi sono dimensioni del sistema culturale, per cui l'indipendenza culturale è quella che con più fatica si riesce a tenere sotto controllo.
Quindi concorderebbe o concorda con me che l'indipendenza culturale è la più complessa? È una delle più complesse. Sicuramente è una delle più complesse. Perché è difficile... Dice una cosa saggia l'interlocutrice qui. Dice una cosa saggia, ma io sono contrario con gli assoluti. Quindi dire che quella è l'assoluto. Mi verrebbe da dire, per mia cultura personale, è una delle due o tre più importanti. Certamente è molto importante. Però io l'unico assoluto, per mia forma culturale, non mi viene da dirlo. Ecco, ciò nonostante, dico di sì che ha ragione in questo, perché è una delle più difficili da cambiare. Peraltro poi, lì non mi sono fermato, ma quando parliamo di cultura, noi dobbiamo pensare alla cultura che noi becchiamo da quando siamo bambini e non possiamo reagire, la subiamo e la portiamo a casa per imitazione. Secondo, noi cominciamo ad andare a scuola poi e quindi porti dei valori della scuola, l'università e quant'altro. E dopodiché uno comincia a lavorare ed entra in un'organizzazione. Se vai in un mondo tipo IBM, le prime tre anni, oppure in un mondo dell'aziendina, la family company, company di 20 dipendenti, porta a casa dei valori completamente diversi. Quindi medierà, farà fusione, questo è il compito che ognuno di noi ha con se stesso, i valori d'origine, i valori che della scolarità in senso lato e poi i valori che le organizzazioni dove tu vivi e lavori ti fanno deglutire o tu li prendi. Quindi sono cose molto difficili. Quindi la persona che ha posto la domanda dice una cosa molto, molto giusta, molto, e io direi che è sicuramente una delle più importanti e difficile da modificare. Dopodiché sarebbe interessante che non solo quella persona che ha fatto la domanda, ma tutti noi, frequentassimo persone diverse, soprattutto quelle che la pensano diversamente da noi, e confrontiamo i nostri sistemi di pensiero. Senti, c'è Cosimo che dice: caro professore, ho molto più dubbi ora che prima della lezione, quindi non verrò più ad ascoltarla. Secondo me Cosimo ci mi dà una informazione molto importante, perché con i dubbi che esce, secondo me abbiamo raggiunto un bel risultato. Cioè lui esce non con certezze ma con dubbi, lui ha portato a casa un valore che forse prima o poi riuscirà a capire. Secondo, non verrà più, siamo democratici, scelga tranquillamente. Senti, Carlo invece dice: l'empatia è l'anticamera della considerazione dell'altro. Che bella cosa quando incontri qualcuno che ti considera così come sei. Però lì in parte c'è della verità. Lui però in quel momento lì sta implicitamente, in modo morbido, esprimere un giudizio sulla persona. Quando l'altro dice, e tieni presente che l'empatia ha due soggetti in genere, no? La persona che è ascoltata deve percepire, e bisogna vedere che tipo di cultura ha, deve percepire che l'altro lo sta ascoltando in modo neutro e che la sua presenza è una solidarietà non dichiarata. Nel momento in cui quello che esercita l'empatia esprime anche una solidarietà, infrange il vero concetto dell'empatia. Perché l'altro arriva in dipendenza. È come quando tu fai una domanda di tipo maieutico, no? Allora fa la direttiva. La maieutica è un approccio che fa crescere l'interlocutore, lo fa riflettere, lo fa uscire come, non so, Giacomo, Cosimo, eccetera, e con dubbi, viva Dio, ha portato a casa un bel pacchetto. Quindi un ascolto attivo. È un ascolto attivo, ma la presenza, sì. Il tentativo, l'istinto di dare un giudizio, di dire no ma non preoccuparti, vedrai che te la cavi, è un errore tecnico per l'empatia. Cioè infrange la tecnica empatica nella sua essenza. Dopodiché va benissimo, tu mi vieni a raccontare un guaio che hai, io ti prendo sotto il braccetto e ti dico: ma Mauro, vai tranquillo che lo risolviamo, sono un amico e non un empatico nei tuoi confronti.
Concorda, professore, che empatia non è consenso? Non è consenso. Ok. Andiamo avanti, dai. Facciamo un altro pezzettino, che facciamo tardissimo. Allora, qui vediamo un attimo, poi tu puoi interrompere quando vuoi, nel senso che sono cose su cui poi si può riflettere. Qui avevo messo un, ed è un metodo, ho diviso in termini di mondi organizzativi, imprese, tre fasi, che potrebbero essere anche quattro. Una fase in cui che io definisco offerta al mercato, e quindi siamo più sul mondo organizzativo aziendale, ed è nel momento in cui uno qui, appena finito di essere Giano, sa chi è e decide di comunicare al mercato. Cosa vuol dire? Comunica l'immagine, comunica i suoi prodotti e mette in pista delle azioni per catturare il cliente. È chiaro il concetto? Noi lo chiamiamo, come tu sai, offering to market. Bene, questa azione di pensare a se stessi e di comunicare, la comunicazione è un'area molto critica per l'etica. Quali sono i dilemmi etici che ognuno di voi si pone nel momento in cui pensa a chi è se stesso come azienda, come professionista e lo comunica al mercato? Si vende molto bene, molto male, poco, racconta delle balle oppure delle verità e le verità sono positive o non sono positive e altro. Quindi la domanda qui è, nella fase offerta al mercato, quali sono i potenziali dilemmi etici? Se io voglio fregare il mio interlocutore, racconto che sono molto più bravo di quello che posso essere. E quello è un dilemma etico che uno risolve in che modo? O dicendo la verità o contando balle o vie intermedie. L'offerta al cliente, questa è molto, secondo me, pratica e interessante. L'offerta al cliente è quando io per la prima volta ho un cliente, può essere un cliente interno o un cliente esterno, ho un cliente e comincio a cercare di capire qual è il suo problema e come io posso essere d'aiuto, fino al punto in cui io elaboro una proposta che poi, se condivisa, mi passa in incarico. Beh, questa è un'area molto critica per l'etica. Molto critica, cioè voglio dire, questa è una fase che porta al contratto, all'offerta contratto e tutte le dinamiche che intercorrono fra il soggetto che tenta di proporre e la persona che in qualche modo riceve queste proposte è piena di micro problemi etici. Credo che si intuiscano, quindi ognuna delle persone che sta ascoltando può benissimo, pensando alla propria realtà, e qui non possiamo fare perché sono, non so quante persone ci stiano ascoltando, ma comunque se sono 100 persone ci sento realtà diverse. Quindi in questa fase che dà un auto. Dopodiché la parte realizzativa. Se io ho acquisito un cliente, devo realizzare quello che io ho promesso di fare. E nella parte realizzativa anche qui è piena di micro problemi etici. Potremmo fermarci una settimana qui, eccetera. Quindi quello che io pongo qui come quesito è, in questo processo organizzativo, dove c'è la prima fase che è strategica e mi propongo al mercato, uno. La seconda, mi trovo di fronte a un cliente fisico, un interlocutore fisico, e gli devo cercare di capire cosa ha bisogno e devo vedere se io sono in grado di soddisfarlo e poi se ricevo l'incarico lo realizzo. Queste sono tre fasi piene di differenti problemi etici. Allora, se noi fossimo in un'aula formativa e avessimo un giorno di tempo, questi potrebbero essere creati dei sottogruppi, creando dei casi concreti, precisi, e potrebbero in qualche modo darci più concretamente, cosa che facciamo, come tu ben sai, nei momenti formativi. Adesso però questa è stata scelta solo per stimolare, come si chiama il signore coi dubbi? Beh, insomma, io ho l'obiettivo di creare dubbi. Non ti sento più. Mauro, non ti sento. Sì, ok. Per rendere giustizia a Cosimo, Cosimo ha scritto così in realtà: grandissimo professore, punto esclamativo, molti più dubbi di ora che prima della lezione, quindi era un apprezzamento. Ha fatto due errori, Cosimo. Uno che non sono grandissimo, il secondo che non sono professore. Insomma, magari in questo momento potrebbe passare per docente. Io sono un consulente di management, Cosimo, tranquillo quindi.
Va bene. Quindi va bene. Adesso qui era l'offerta al mercato e quello che ho detto prima sinteticamente lo decliniamo. Tanto per fare un esempio, l'offerta al mercato presuppone, sto recuperando concetti detti lunedì, l'altra volta, dove in input per la fase offerta al mercato io devo aver fatto lo SWOT analisi per me stesso. Quindi devo sapere quali sono i miei valori, la mia vision, che è la mia identità futura ipotizzabile e realizzabile, la strategia, la reputazione, non un fatto secondario la reputazione, perché impieghi una vita a fartelo, 5 minuti per fregartela, e l'immagine. Dopodiché qui, ma non vi interessa, sono tutte le azioni che in qualche modo operative si fanno per cosa fare? Per catturare in modo professionale e serio dei clienti. A questo punto, quello che ho detto prima, qui il gioco si farebbe dicendo benissimo, quali sono secondo voi i problemi etici di questa fase? E qui c'è un bosco in bianco, volutamente in bianco, adesso ho fatto un po' di casino, ma offerta. Senti, mercato. Nel frattempo che metti in ordine, Giovanni chiede, il sempre maggior gap tra qualità percepita e reale non è un errore etico e un'azione controproducente? Lì ha messo insieme un po' di cose questo signore. Bisogna vedere se il gap è positivo o negativo innanzitutto, perché uno potrebbe dire dice, certo, sì, il gap potrebbe essere negativo. Io potrei essere un cattivo comunicatore di me e quindi comunico un'immagine inferiore a quella che può essere, oppure mi stravendo e vendo. Allora io mi fermerei sulla parola chiave che dice, non so se sia Cosimo o altro, ma comunque la cosa importante è il dosaggio del gap. Allora, io naturalmente tenderò a presentarmi bene, mi metto la cravatta e il vestito da festa, metafora di una volta, e cerco di vendermi al meglio, non troppo, perché in quel momento sbordo, non so quale sia il livello dell'asticella, sbordo nella manipolazione e sbordo in una infrazione di un concetto etico, sicuramente, ma questo lo fanno in moltissimi, stravendere chi sono o stravendere la qualità dei propri prodotti. Per esempio, faccio un esempio che fa parte della mia esperienza, se tu vendi un prodotto tangibile, una vite, un qualsiasi oggetto, lo misuri prima. Se tu vendi un viaggio turistico, io sono un tour operator, io ho avuto clienti tour operator, no? E vendi un tour operator, quello verifica la qualità del prodotto al di là dei temporali, dei tsunami e quant'altro che possono capitare indipendenti, ma io verifico la qualità del prodotto nel momento in cui lo sto consumando, quindi esercito una complessità. E quindi se uno vuole essere etico, un tour operator vuole essere etico, deve prepararsi e prevedere eventuali varianti di erogazione del prodotto e mantiene la qualità della prestazione, anche in situazioni di emergenza. Quindi il gap, secondo me, è importante. Non esageriamo, non facciamo i narcisi e vendiamo qualcosa che non riusciamo. E poi la cosa anche sul gap dipende molto dalla persona fisica che si esprime. I narcisisti sono un dramma perché stravendono se stessi prima del prodotto. C'è una domanda qui che ti devo fare. Dimmi. Sì. Letizia scrive, qual è il dilemma più grande che l'assilla o che ha vissuto? È una bella domanda questa, il dilemma. Ma io tendenzialmente posso portare un esempio che però è un dilemma superato. Diversi anni fa avevamo avuto un incarico firmato per fare una diagnosi organizzativa di un'azienda 200 dipendenti tessile nel mondo del Piemonte. Facciamo tutto, firmato, ho spiegato tutto bene, con garbo, eccetera, eccetera. Alla mattina in cui dobbiamo iniziare, una parte del lavoro consisteva nel fare colloqui individuali con un certo numero di persone che insieme al proprietario avevamo deciso. Ci presentiamo, eravamo in due, l'azienda era piccola, si faceva. E la proprietà era fatta da padre, madre e due figli appena laureati.
ci presentiamo lì e, con un piano ben preciso, avevamo i nomi delle persone e scopriamo con sorpresa, questa è stata una sorpresa ovviamente, che il proprietario pretendeva che i due figli loro accompagnassero nei colloqui noi due consulenti che ci presentavamo. Allora, il dilemma, ma l'ho risolto in 448, era quello se accettare oppure no. Ma molto spesso il dilemma etico tu lo risolvi perché non è conveniente economicamente parlando. Io non vado a squalificarmi facendo una roba del genere. E soprattutto la squalifica è potenziale perché se noi avessimo fatto i colloqui con a fianco io un figlio, l'altro collega un altro figlio, non avremmo ottenuto la qualità dei risultati che lo vuol dire fare un mini SWOT verbale alle persone che incontravamo. Dimmi i punti forti, i punti critici della tua azienda, garantendo l'assoluta riservatezza. Non è passato molto tempo per dire, guardi, siamo stati lì ancora 2 ore a discutere, ma a discutere più piacevolmente che per negoziare, spiegandogli qual era la logica e che a lui non conveniva fare questo perché avrebbe pagato un servizio con un risultato scarso. E comunque non ho avuto modo, in modo verbale, di dire guardi che questo non è etico, perché volevo anche non offenderlo, ma ottenere il risultato. Ci siamo alzati, dopo 2 ore di chiacchierata simpatica, ce ne siamo andati via, non ho chiesto una lira di rimborso, di penale e così via. 10 giorni dopo il figlio maschio dei due mi fa recapitare a casa una cassetta di vino. E io l'ho ringraziato, basta, finita lì. Non è un grande dilemma etico, però vuol dire che rinuncio a un cliente. Ma in quel caso lì, a me, per come sono fatto io, era una cosa che non aveva dilemmi, era semplice la cosa, la rinunciavi a questa roba qui. Oppure qualcuno, quando migliaia di fa facevamo anche le selezioni, c'era un cliente che voleva le lettere dei candidati che rispondevano. Allora funzionava così, con l'inserzione sul giornale e quant'altro. E corre il rischio di perdere il cliente. Okay. E lo perdi. Se vuoi perdere, lo perdi. Quindi, però, non sono degli esempi pratici, normali, professionali. Non so cosa intendesse l'interlocutore, ma i grandi dilemmi li risolvi in fretta. Ok. Stefania chiede, se io risolvo positivamente un dilemma, anche con perdita economica, nell'analisi SWOT colloco questa soluzione nelle opportunità? Beh, è un double fast questo qui, eh? Però comunque se lei lo decide, come l'esempio che ho fatto io, facendo una perdita economica, ha subito un rischio che si è tramutata nell'immediato, ma nell'attendere, secondo me, ha portato a casa un'opportunità che vende in qualsiasi momento. Cioè, diventa una... Bisogna mettere nella testa il pensare a medio. Una prospettiva. È una prospettiva. Cioè, noi non siamo stati educati a prospettiva. Beh, ormai tutti noi ragioniamo in prospettiva. Spesso lo diciamo, ma non lo facciamo. La signora che ha risposto lì ha investito bene, perché quel problema lì, che però non l'ha descritto, può essere, se possibile, se è etico dirlo, può essere usato come referenza di un comportamento. Ok, andiamo avanti. Vabbè, sono l'offerta al cliente, cioè siamo di fronte a quello che ho detto prima dettagliatamente, qui lo splittavo, okay. Quindi io suggerirei che i signori che hanno i dubbi e devono uscire ancora con più dubbi, portandosi a casa questo tipo di modellino, pensino effettivamente alla loro realtà, a quali sono i potenziali dilemmi etici nelle 3 fasi. Secondo me Cosimo può benissimo da domani cominciare, anche se il 1° maggio, cominciare a ragionare sui dilemmi etici della sua vita professionale. Professionale. Il non rispetto dell'etica è una minaccia? Non capisco la formulazione della domanda. Il non rispetto dell'etica, chi minaccia? No, non ho capito. No, il non rispetto dell'etica, evidentemente in un'attività professionale, lavorativa, eccetera, è una minaccia, è da intendersi come una minaccia?
Direi di sì. Sì, ecco. Se, però adesso tu non hai usato il soggetto o il complemento, sì. Però se io ho il dubbio che qualcuno non rispetti e non adotti comportamenti etici, è una minaccia. A meno che tu non voglia dire qualcos'altro, ma comunque è una minaccia. Certo, sono potenziale d'accordo. O reale. Io non andrei mai a dire a un cliente io sono uno etico e rispetto, perché non funziona. Sarà anche a tempo, ma certamente è una minaccia. Nel sì, senso che è una minaccia, ma può essere anche subito, non, certo, può essere sì, immediata oppure no. Comunque, se io ho la percezione che qualcuno che lavora con me, un cliente o quant'altro, non ha comportamenti etici, io devo pensarci subito cosa fare, perché è una minaccia potenziale. Peggio ancora se è una minaccia potenziale a termine. A termine, certo. Quindi io non la dilazionerei la minaccia a termine, perché è più complicata risolverla. Costerebbe di poi più. Poi ti imbischi certo. In situazioni... No. Io, è una minaccia, ma è una minaccia che ti irrobustisce, perché tu ti cimenti con te stesso per dire questo mio principio lo sto realizzando. Quindi è autoformativo, è autorinforzante, secondo me. Ok. Quindi questo è, vediamo un po', ma qui sono tutte cose che Cosimo e compagni si portano a casa e ci riflettono da domani. Credo che abbiamo quasi finito, perché qui abbiamo finito, questa è l'ultima slide, poi abbiamo le altre di chiusura. Sì. Questo è un processo che io non posso riempire di etichette, sono frasi di un processo produttivo. Sia esso di prodotti materiali, sia esso di prodotti. Questo, per esempio, l'abbiamo applicato in aziende tessili, eccetera, per cui una delle ultime è il finissaggio, e comunichi a tutti che la fase 3 è una piccola azienda dove tu sei il titolare, hai bisogno di input, darai degli output e la qualità del tutto è eticamente logico. Quindi, se qualcuno pensa alla sua azienda, che sia propria o che sia dove lavora, provi a descrivere un processo, dividerlo in fasi, e se ci lavora dentro è il più bravo sicuramente a farlo, e poi individui, acquisisce una metodologia. Forse in un momento formativo lo facciamo insieme, ma bisogna individuare un'azienda specifica. Cioè io questo l'ho fatto in aziende anche di cui non conoscevo nulla di produttivo, ma io affronto il problema facendomi spiegare da loro il processo produttivo. Io lo aiuto col metodo, per inquadrare dentro il processo produttivo dentro al metodo. Quindi Maria... Cosimo tranquillo, vada tranquillo, okay. Domani si faccia la diagnosi. Maria Pia ci chiede, quali sono secondo lei due o tre dilemmi etici più importanti nella pubblica amministrazione? Esempio, un comune, fa un esempio. Però chiediamo a Maria Pia nei panni di chi? Cita un comune, quindi immagino che si metta nei panni dei decisori, insomma. Di un funzionario, di una persona. Non lo so, adesso vediamo che ci dice. Ma penso che si riferisca magari agli amministratori. Vabbè, una persona. Allora, mettiamola così. Diciamo che sia l'amministratore o che sia, ma è una persona, cioè non è un ente anonimo, insomma. I principali problemi di una pubblica amministrazione, secondo me, uno che sia influenzato particolarmente dal sistema politico nelle decisioni, in senso utilitaristico, non le linee guida che un ente pubblico deve avere per fare le sue strategie, ammesso che possa farle. E quindi uno è l'influenza politica, il dilemma etico è l'accetto o non l'accetto, mi ribello o non mi ribello, comincio a dialogare, mi metto a dialettizzare oppure no. E il dilemma etico ce l'ha, perché potrebbe avere dei danni personali. Secondo, essere di fronte a un tentativo di corruzione. Cioè, è oggettivo. Dopodiché uno dice no, grazie, arrivederci, ma ci sono delle... Io ho amici che in situazioni del genere hanno rimandato indietro con un biglietto di ringraziamenti la cassetta di bottiglia a Natale. E lì sei di fronte alla scortesia oppure no, ma insomma comunque è un problema. E dopodiché invece un dilemma etico, sempre per rispondere ai tre dilemmi etici che diceva Maria Pia, è quello
decidere di adottare una leadership intelligente rispetto ad una leadership direttiva, perché il suo capo è direttivo. Quindi, dicevamo ieri, lo dicevamo solo a voce, la hard power leadership non è applicabile sempre, se non in situazioni. La soft power non ti raggiunge risultati, mentre invece se tu sei consapevole, e parlo di governo delle persone in questo problema per rispondere a Maria Pia, se io sono in una situazione dove governo delle persone, io ho la libertà sicuramente, le competenze professionali per scegliere il mio tipo di leadership nel governare e sviluppare i miei collaboratori. E potrei avere il non consenso tacito o esplicito del mio capo. E quindi il dilemma è: che cosa mi succede se io instauro un approccio più meno hard ma non soft? Cioè mi muovo in modo equilibrato, guardando le situazioni e muovendomi in modo differenziato in funzione di situazioni differenziate. Senti, questa ascolta. Ascolto. Sì. Nel suo ragionamento di etica e di dilemmi etici, che lettura dà oggi degli influencer? Traduce influencer perché ha più significati influencer. Influencer sono dalla Chiara Ferragni a tutti quelli che fanno comprare l'acqua minerale a 10 euro la bottiglia, insomma. Dipende dall'esagerazione della vendita. Io non lo farei, ma per un mio potrei essere un sofisticato intellettuale che non vuole sporcarsi nel vendere delle robacce. Ma siamo di nuovo su quello di prima. Se qualcuno fa l'influencer, è come facesse il venditore. Cioè il venditore di un prodotto che nemmeno possiede. Cioè i testimonial alla televisione, ma persone assolutamente, come possiamo dire, di prestigio. Cioè il calciatore piuttosto che l'attore, piuttosto che fa la pubblicità, sta sfruttando un patrimonio che è suo grazie a noi, primo, la sua immagine, e dopodiché non sa nulla del prodotto, sa solo aggiungendo la sua immagine ad un prodotto che non conosce e che non spiega. Quindi io mi porrei, se fossi uno di quei calciatori, attori e quant'altro, a meno che l'unica variante che può giustificare, e la giustifica, a meno che questa pubblicità, questo testimonial, non dichiari ufficialmente, e lo faccia praticamente, che il risultato economico andrà in beneficenza dichiarata e individuata. Altra domanda. È l'unica eccezione che farei. Se no, non è che sia poco etico, per me non è tanto etico, ma non va in galera, ecco, insomma, anzi. Una domanda così, adesso, l'attuale Presidente del Consiglio, secondo lei, ha dovuto risolvere dei dilemmi etici nell'assumere oggi delle decisioni importanti? Una valanga. Ne ha affrontati una valanga. Diciamo che lo vedremo poi la prossima volta, e io faccio distinzione. Lui sicuramente si è trovato di fronte a dei dilemmi etici, ma soprattutto si è trovato di fronte a dei trade-off che assomigliano ai dilemmi etici, ma il trade-off è nel momento in cui è tipico di un conte, ma di tutti i governanti, è tipico loro che nel momento che fanno la finanziaria devono immediatamente pensare a chi sono gli stakeholder, a scegliere quelli che sono i più importanti, a privilegiare quelli per determinati ragionamenti non personali, di governo, e in qualche maniera dentro questi, oltre ai trade-off, e il trade-off è un concetto che vuol dire che io non ho tutte le risorse possibili, materiali e immateriali, per soddisfare due interlocutori, sono insufficienti. E quindi c'è, se io do, tanto per fare un esempio, se io privilegio l'economia oggi, non privilegio la salute, è un trade-off vero e proprio questo, no? Salute del popolo italiano, economia che va in crisi.
Questo è un trade-off assolutamente, è risolvibile, e io non so come, sicuramente bilanciando in modo equilibrato queste cose, ma bisogna avere un sacco di esperti che ti dicono qualcosa e tu non solo affronti il problema come problema tecnico di trade-off, che spiegheremo meglio, ma anche di dilemma etico. Sono due cugini i trade-off e i dilemmi etici. Mentre il dilemma etico è un problema tuo personale, il trade-off è un fatto di... Cioè, io dico che un manager dovrebbe avere una competenza nel gestire gli stakeholder e di gestire i trade-off, ma questo è un fatto organizzativo aziendalistico. Il dilemma è molto più spesso una costone nostra. Intima. Ok, andiamo avanti, facciamo sicuramente, poi... Sicuramente sì. Ha avuto tutti e due il nostro amico, eh? Ok. Dimmi. Andiamo avanti, poi vediamo le ultime. Ma andiamo avanti, siamo qui, siamo alla fine. Ok. Allora, la domanda che... Quindi, diciamo che il webinar, diciamo, contenutistico è finito. Noi adesso propongo quello che abbiamo proposto l'altra volta, quindi io non so, sì, il titolo è metafora. Vai, se avanti. Voi... Okay. Me, sì, sì, ok, ok. Voi, tutti i partecipanti, se vogliono, naturalmente non sono obbligati, possono, e questa è la domanda, dare un titolo, ma più che altro un'etichetta, a queste nostre due ore attraverso l'indicazione di un animale, di un prodotto della natura o di una musica. Ok. Qui non possiamo fare test perché evidentemente... No, però lo possono scrivere, chi vuole lo può scrivere nella chat. Scrivere, certamente, cioè uno che viene dal mondo animale... Dal mondo, e chiaramente che non è la perfezione, ma questa è una metafora creativa, no? E quindi è avere qual è l'associazione che fanno con questa, e poi viene quello poi dopo che facciamo il test. Ok, intanto che pensano, andiamo avanti con il test. Con l'ultima. Sì, ok. L'ultima è questa. La domanda è più o meno la stessa e poi arriva il test, no? Sì. Qui vi propongo praticamente 6 colori. Ognuno di questi colori ha un significato che diamo. Voi li vedete lì, dovreste scegliere un colore che secondo me è quello che più rappresenta queste due ore. Okay. La domanda è la stessa di prima, solo che prima vi faccio la domanda della metafora creativa. E questo invece vi chiedo per cortesia di scegliere uno di questi 6 colori. Loro leggono, no, la scritta, no? Certo, sì, sì. Perché io ho sopra il test adesso. Va bene. Però dovresti mettere l'altro con le caselline. Aspetta, 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 aspetta che arriva. Va bene così. Tu non lo vedi, ma c'è. Ok. Questo è l'ultimo, ecco, così uno può scappare a casa a cominciare a risolvere i dilemmi come Cosimo, no? Ok, direi che possiamo chiudere. Così vediamo. Allora, ecco, i risultati sono questi all'incirca. Allora abbiamo un 50% che è apprendimento e crescita, che è un fatto, diciamo, positivo, nel senso positivo dal mio punto di vista, chiaramente, no? Poiché è anche abbastanza interessante la razionalizzazione, il blu che dà razionalizzazione, eccetera. E gli altri bisognerebbe capire, 13, passione e coinvolgimento, dipende molto da un fatto soggettivo, però quelli più significativi sono il 50%, poi sarebbe interessante sapere quanti sono in valore assoluto, il 50% che viene considerato 2 ore di apprendimento e di crescita e il 26% che è caratterizzato da razionalizzare l'argomentazione, ecco. Direi quello, la mia curiosità sarebbe se quello del 3% ci spiega perché ha dato grigio. Ok, ti leggo qualche domanda
che tu avevi posto sull'associazione. Leone, flauto magico. Aquila, Imperator di Beethoven. Ok, Margherita, oppure Rapsodia ungherese di Liszt. Gatto. Ok, Camaleonte. Okay. Ne hai? No, ma sono così simpatiche. Va bene. Okay. Allora io direi, Gigi, di chiudere qui. Ovviamente sì. Ringraziamo tutti le persone che sono tutti quelli che sono collegati. L'appuntamento è per lunedì. Parleremo di economia internazionale, sicuramente interessante. Buon primo maggio, buon weekend a tutti e ci vediamo lunedì. Grazie Gigi, alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Grazie a te. Ciao.